cosa è successo? Non si è tenuto perché il presidente De Florio ha letto sostanzialmente una proposta di rinvio, poiché il parere del Collegio Revisori è giunto questa mattina alle 8.50 circa per mail in posta elettronica a tutti noi consiglieri, motivando insomma che questo ritardo ha causato ovviamente l'impossibilità di discutere in consiglio il bilancio. Si parla di bilancio stabilmente riequilibrato. C'è da dire che non ci meraviglia paradossalmente nulla oramai di questa amministrazione, perché c'è una strategia probabilmente alle spalle che porta sempre con l'acqua alla gola il Consiglio Comunale, opposizione ma soprattutto maggioranza, che ovviamente ha interesse a votare a favore di un bilancio, come dire, all'acqua con l'acqua alla gola agli ultimi istanti per poter evitare, come dire, lo scioglimento del Consiglio Comunale e votare anche magari l'invotabile a questo punto. Dico questo poiché mi preme spiegare un attimo la situazione. Essendo un comune che ha dichiarato dissesto, la necessità era quella di approvare un bilancio stabilmente riequilibrato. La scadenza ovviamente non è più quella canonica, 30 fine marzo bilancio di previsione, fine aprile bilancio consuntivo, ma ovviamente i tempi si sono dilatati perché per legge si hanno sostanzialmente, si è in proroga e si hanno 90 giorni, o meglio 3 mesi precisi esatti, dalla nomina della commissione straordinaria di liquidazione. L'organismo straordinario di liquidazione è stato nominato il 9 agosto, in matematica insomma 3 mesi, il 9 novembre, cioè quest'oggi, andava votato, entro oggi, andava votato il bilancio stabilmente riequilibrato, che è un documento comunque fondamentale per la continuità amministrativa e soprattutto per l'aspetto, come dire, contabile dell'amministrazione, di un qualsiasi amministrazione comunale. Le criticità sono sempre le solite, non è possibile arrivare all'ultimo giorno utile quando si sa da mesi che c'è una scadenza, ancora con più certezza dal 9 agosto si sa che si hanno 3 mesi per fare un bilancio stabilmente riequilibrato, un bilancio preventivo che tra l'altro era grosso modo pronto già precedentemente. Per di più diventava ancora più importante come bilancio questo, come strumento, poiché arrivando ai primi di novembre è diventato quasi un consuntivo, perché non si può non tener conto di più di 10 mesi di amministrazione. La cosa assurda è che la Giunta ha deliberato la proposta per poi proporlo al Consiglio, questo bilancio, una settimana fa, cioè 5 giorni lavorativi fa, ovvero venerdì pomeriggio 2 novembre. Dopodiché noi abbiamo ricevuto questa documentazione insieme alla convocazione del Consiglio, in quanto non si poteva convocare di certo senza avere la documentazione relativa, per poi diciamo, cercare di studiarla. Parliamo di centinaia di pagine e ovviamente i consiglieri comunali non sono i tecnici, dovranno andare a leggere, a cercare di capire, a fare valutazioni sia contabili quantomeno, ma anche politiche ovviamente, di quelle che sono le poste di bilancio. In un termine così breve risulta essere alquanto difficile. Ciò non toglie che, a prescindere dai termini di legge o meno, un altro elemento fondamentale è il parere del Collegio Revisori, che essendo un organo terzo, non politicizzato, di controllo, è normale che ha un peso importante, rilevante, perché avere un parere favorevole al Collegio Revisori tranquillizza la maggioranza e comunque riesce, tralasciando le valutazioni politiche, ma parliamo di quelle tecniche contabili, riesce a tranquillizzare anche l'opposizione, in quanto sicuramente hanno fatto dei controlli dovuti nei tempi giusti per poter validare quelli che sono i numeri, insomma sotto un aspetto contabile, ribadisco. Poi ognuno ha le sue posizioni politiche, magari sanno delle valutazioni diverse di dove allocare le risorse, di cosa, quali sono le priorità della città, e quella è la dialettica politica, e in questo momento diciamo non c'è, è venuta meno, in quanto non c'è la possibilità di studiarlo il bilancio, perché la tempistica è stata talmente ristretta, ovviamente parliamo di 3 giorni e mezzo lavorativi, che insomma sfido chiunque a leggersi 300 pagine di numeri, tra l'altro anche talvolta contorti, e cercare di capire o essere in grado di fare osservazioni. Ma il problema non è tanto questo, diciamo che l'aggravante è che il parere del Collegio Revisori è arrivato stamattina, la maggioranza l'ha motivato come un rinvio causato dal ritardo del Collegio Revisori, ma non è assolutamente così. Il Collegio Revisori ha 5 giorni lavorativi per poter esprimere il suo parere. Ovviamente, come noi, anche loro hanno ricevuto venerdì 2 novembre alle 18 circa, quindi tardo pomeriggio di venerdì, la documentazione. Ditemi voi, anche loro, tecnici,
quanto tempo avrebbero dovuto, come dire, validare quello che era un percorso amministrativo che tra l'altro ci hanno messo mesi a fare, e poi si chiede magari al collegio revisore di farlo in 24 ore. Mi sembra assurdo, è giusto che hanno preso il loro tempo per intero. Ovviamente l'errore a monte è quello di convocare solo 5 giorni prima un consiglio con lavorativi, ovviamente, con gli allegati di un bilancio che ha comunque una valenza molto importante, ripeto, sia sotto l'aspetto contabile che sotto l'aspetto politico. Quindi si rivoterà il bilancio in una nuova seduta assembleare consiliare a cavallo del prossimo fine settimana, ovvero prima convocazione venerdì 16, seconda convocazione lunedì 19 novembre, con la documentazione ad oggi ovviamente in essere completa, ma con una data che ha sforato quanto previsto dal testo unico degli enti locali, i 3 mesi che scadevano, come ho detto prima, il 9 novembre. La penalità in questo caso è lo scioglimento del Consiglio Comunale. Non tocca a me né ad altri consiglieri intervenire a riguardo, non è un nostro compito, ci sono organi preposti, noi ci rivolgiamo a questi organi che verificano se le motivazioni addotte per questo ritardo, questa proroga che si è autoconcessa questa amministrazione, sono legittimi o meno. Io sollevo soltanto questo dubbio perché non ho la competenza per poter verificare questo, potrei strumentalizzarlo politicamente, ma è una cosa che a Città Futura non appartiene assolutamente. Noi ci teniamo che l'amministrazione comunale a Caserta sia florida, sia trasparente, purtroppo notiamo che tutto questo non c'è assolutamente. Il paradosso è che una maggioranza di governo, nonostante un parere favorevole, ripeto, anche se è arrivato stamattina, quindi poche ore, un'ora prima dell'inizio del Consiglio Comunale, parere favorevole, quindi ha garantito in un certo qual modo i consiglieri comunali di maggioranza, comunque ha preferito rinviare. Di solito sono l'opposizione che, non avendo avuto modo di struiare, la documentazione o approfondirla, avrebbe dovuto chiedere un rinvio. Invece l'anomalia, come sempre a Caserta, è che la maggioranza, ha rinviato il suo stesso bilancio per chiedere a se stessa altro tempo per rimettere in discussione questo stesso atto. Mi sembra un'autosfiducia in un certo qual modo. Questa è una delle tante contraddizioni che purtroppo continuano ad essere presenti, a dominare la scena politica a Caserta. Purtroppo ne prendiamo atto, sicuramente ci sono dei soggetti, degli organi competenti superiori che ci auguro valutino, come hanno sempre fatto il resto, con trasparenza e con equità quello che è successo.